Ciao, benvenuta sul mio canale. Oggi sono con Martina che mi aiuterà mi aiuterai ad andare dietro le quinte della vostra cerimonia, così tutti quelli che ci stanno ascoltando, che stanno organizzando il loro matrimonio, possono avere un po' delle dritte di prima mano da una sposa che c'è già passata, no? Volentieri, se posso. Ma certo, sì. Comunque benvenuta, grazie per la tua... Grazie a te dell'invito. Senti, tu e Francesco avevate progettato molto attentamente a tavolino, insomma, tutto il vostro matrimonio, la vostra cerimonia. Ci racconti un pochino quali erano le idee, cosa avete voluto realizzare per quel giorno? Sì, incredibilmente a tavolino, aggiungerei. Non eravamo partiti tanto da voglio il matrimonio perfetto, era partita come una cosa abbastanza intima, senza troppi sfarzi o cose inutili, quindi insomma pochi elementi essenziali che interessavano a noi e sinceri, insomma, comunque quello era la chiave, però non eravamo interessati a fare tutto, insomma, alla perfezione. Mm-hmm. Eravamo consci che se mancava qualche elemento, pazienza. In realtà poi aggiungi questo, aggiungi quell'altro, aggiungi quell'altro, è venuto fuori un super matrimonio, posso dire. Cioè, sono cambiati tanti progetti in corso, abbiamo sempre aggiunto finché abbiamo effettivamente raggiunto il massimo che volevamo. Siamo, infatti, poi siamo stati alla fine contentissimi di quel che è venuto fuori e posso dire che non mancava nulla. Noi abbiamo sempre, sin dall'inizio, escluso la proposta, nel senso l'opzione matrimonio in chiesa, perché mm-hmm. comunque Francesco è completamente ateo. Io all'inizio ero, diciamo, non praticante, ma mi interessava poco, ma nel frattempo sono quasi diventata atea anch'io. Ma diciamo era un po' bipolare da questo punto di vista, perché ero stata anche ad alcuni matrimoni celebrati in chiesa negli ultimi periodi e un po', insomma, mi allettava ancora quella religiosità, cioè proprio il rituale che c'era in chiesa, e quindi la maestosità della cosa, e quindi avevo un po' paura che mi mancasse quello, seppur consapevole che scusate la franchezza delle parole del prete, non me ne fregava niente, cioè sinceramente, o comunque mi sembrava anche ipocrita fare una cosa a cui io non credo. Fermo restando che noi i nostri valori li abbiamo sempre avuti, sempre rimasti e insomma ancora oggi ci stanno aiutando tanto su tantissimi aspetti, però ecco, è la versione laica del valore che insomma per noi è importantissimo e mi permetto di dire che non ha niente da togliere al valore religioso che ha. Quindi insomma abbiamo optato sempre per la versione civile del rito civile, però avevo comunque la paura, ecco, che questo potesse togliere una sacralità, quel valore che noi ci davamo, e anche alla bellezza, insomma, del rito mm-hmm. di quel giorno, insomma, che rimanesse. E noi avevamo visto, tra l'altro, valutato, ecco, come poter personalizzare il rito da soli, perché comunque insomma io sono sempre una che mi fermo alle mie possibilità, alle mie capacità, tutto ciò che richiede l'attivazione dell'emisfero cerebrale destro, quindi il lato artistico e impersonale della cosa, io lì mi fermo. Quindi mi fermo e dico ok, ho bisogno di un professionista, e quindi poi avevo iniziato a vedere che c'era appunto chi se ne occupava di appunto personalizzare il rito, mentre Francesco è sempre stato un po' più titubante, ma perché lui effettivamente è uno che magari ci prova, vede come poter girare le cose a mondo suo, e quindi lui eravamo intrapreso una mezza strada di personalizzarlo da solo, finché non sono incappata nel tuo profilo, insomma, di cerimonia VIP, e ho scoperto questo mondo di cui io non sapevo assolutamente niente, perché io non avevo visti altri, e lì è stata un'ora a prima vista, insomma. Ne ho parlato a Francesco e lì abbiamo, insomma, poi ci siamo sentiti la prima volta con te e abbiamo appunto deciso di intraprendere questo percorso un po' alla cieca, devo dire. Perché noi abbiamo visto i video, quelli che avevi già fatto, mm-hmm. insomma, di altri. Però posso dire che finché il matrimonio non è il tuo, non lo capisci appieno cosa stai andando a fare. Cioè, finché non sei tu, con le tue parole riportate da te in un certo modo, il discorso cambia totalmente.
7, 15, abbiamo lavorato tanto con il bastoncino dietro a Francesco che era sempre un po' più pigrotto a rispondere alle mail, però è venuto a fare una meraviglia. Quindi noi abbiamo fatto insomma il rito in due parti, perché come tu insegnerai meglio di me, ci sono varie possibilità per come organizzare il rito, quindi organizzare nella stessa giornata il rito civile e il rito simbolico, e noi abbiamo per necessità separato le due cose. Mm-hmm. Primo, perché volevamo fare il rito simbolico nella location dove poi è stato organizzato tutto il resto, quindi non volevamo spostamenti, ci eravamo decisi che volevamo fare tutto lì, perché la gente non avesse spostamenti, mm-hmm. perché avevamo anche trovato un posto insomma che ce lo permetteva di fare, cosa che comunque non è da tutti, e in più insomma il posto ci piaceva, ce l'aveva tutta, aveva la vista mare, aveva il pergolato in caso di pioggia, aveva lo spazio, ci dava la disponibilità, quindi era preciso. Per cui la parte del comune l'abbiamo lasciata da parte, l'abbiamo anticipata di 2 giorni praticamente. Sì. Quindi 2 giorni prima abbiamo fatto il rito civile solo con genitori e testimoni e familiari proprio strettissimi in comune. E poi il resto invece è stata la festa, dico io. 2 giorni prima abbiamo avuto la prima ondata di ansia, infatti poi io me lo ricordo dalla mattina del 2 giugno in poi del rito simbolico, tutta la festa è stata veramente la festa, cioè nel senso ti rilassavi, sapevi solo che ti dovevi divertire, punto, non c'era quello che era fatto, basta, finito. E quindi poi dopo abbiamo fatto tutto nella stessa location, insomma senza problemi, la location è stata perfetta perché il personale era disponibile al massimo, ci hanno permesso di fare qualsiasi cosa volessimo, qualsiasi, quindi siamo contentissimi di questo e lo sono stati anche tutti gli altri comunque. Senti, ma avete avuto qualche, non so, qualche domanda scomoda dai vostri parenti? Che cosa vi hanno detto quando avete annunciato questo rito insolito? Che ne pensavo? Allora, è stato buffo, devo dire, perché noi la nostra idea dentro di noi ce l'avevamo. L'avevamo capito, ma ci abbiamo messo anche noi un po' di tempo per capire realmente come andavano fatte le cose, cosa sarebbe successo. E quindi sì, sapevamo che il 31 maggio facevamo il rito civile e il giorno dopo, 2 giorni dopo avremmo fatto il rito simbolico e via dicendo, no? Quindi un po' l'organizzazione, ecco, l'abbiamo spiegata così a grandi linee, ma siamo sempre rimasti sul vago perché siamo stati indipendenti in tutto e i genitori sono un po', i miei sono stati un po' più diffidenti, ecco, sono stati diffidenti perché mia madre non è tanto, cioè è cristiana, anche lei non frequenta, non è una patita, però aveva l'idea, no, della sposa in chiesa, della figlia in chiesa, eccetera, eccetera, quindi non capiva ed era un po' rassegnata, tra virgolette. E mio padre invece, che è credente, abbiamo combattuto un po', cioè senza discussioni, senza niente, però era sempre lì, anche ogni tanto a distanza di settimane veniva fuori, sai, ho visto quella chiesa, sai, ho visto quella location che ha la chiesa sconsacrata dentro, ogni tanto veniva fuori con queste cose, io finché io non mi sono imposta a dire, non hai capito, la chiesa non ci sarà. E non sono neanche stata tanto lì a spiegare il come, avevo detto così è appunto. I genitori di Francesco, familiari super tranquilli, perché loro sono sempre stati molto più vivi e lascia vivere, sì, fate quello che volete, andrà bene comunque. Però devo dire che anche i miei, che erano un po' più incerti, si sono zittiti, cioè credo che sia obiettivamente, umilmente parlando, siamo 3 figli, tutti e 3 sposati, una in chiesa, l'altra in comune, io una via traversa, e credo che sia il matrimonio in cui si sono emozionati di più, posso dire. Ma c'è una gara. Non se l'aspettavano. No, non è una gara, ma insomma comunque, cioè, si sono emozionati tanto, li ho visti, li ho sentiti e
ho questa sensazione. Non me ne vogliono i miei fratelli. Ma quali sono i momenti che tu ti ricordi di più della cerimonia, quelli che ti sono rimasti nel cuore? In primis, quando sono arrivata, l'ingresso della sposa. Perché io quella mattina ero di un tranquillo, ma di un tranquillo che mai avrei detto, cioè non ci avrei scommesso un euro. Io la mattina del matrimonio mi sono svegliata, tutti, mia madre, la damigella d'onore, tutti esagitati, io tranquilla con la mia vestaglia e la cuffia sui capelli che davo da mangiare ai gatti, ho ancora quella foto storica in cui eravamo tutti accelerati, io tranquilla col gatto a farla mangiare, però ero tranquilla, ridevo, scherzavo. Tant'è che a un certo punto fotografi e estetista mi hanno detto: ma com'è che sei tranquilla? Cioè erano allucinati. E io mi sono anche preoccupata e ho detto: oddio, perché sono così tranquilla? Mi devo preoccupare, mi devo agitare. Ma non volevo, cioè ero veramente, ne avevo fin sopra i capelli. Perché poi, cioè, puoi organizzare quello che vuoi, quanto vuoi, ma alla fine è inevitabile che arrivi all'ultimo giorno per organizzare tutto. Quindi sono arrivata al punto di dire: ok, io ce l'ho messa tutta, quello che ho fatto, va bene così, io il mio impegno ce l'ho messo, quindi ero tranquilla. E l'ansia è arrivata un po' quando sono salita in macchina per andare, avevo un po' di strada da fare, era un'oretta da casa mia. Poi quando sono arrivata però che ho visto Francesco lì, cioè tu te lo ricorderai, cioè il corteo della sposa è stato un grondare di lacrime. E quindi lì è cominciato, e poi sentire le tue parole, raccontare la nostra storia con la tua voce che obiettivamente è stata perfetta, e mi ha emozionato. L'abbiamo letto tante volte il rito, ma sentirlo quel giorno in quel silenzio con la musica che noi avevamo scelto è stato veramente un colpo al cuore. È stato tutto un crescendo e fino anche le letture degli invitati, che sono state tra le cose più belle, cioè cose comunque erano, tanti di loro sono abbastanza riservati e fanno difficoltà ad aprirsi, e invece quel giorno ci hanno fatto sciogliere completamente, sono stati anche loro molto originali, mai banali, anche nel modo di dire, sono stati eccezionali, cioè veramente sono contentissima di tutto. E le promesse, lì è stato altro momento di grande emozione. Siamo riusciti a non commuoverci, no. nonostante le aspettative, ma ce l'abbiamo fatta fino alla fine, cioè veramente dall'inizio alla fine. Mi ricordo ancora anche il momento in cui appunto il rito era finito, che siamo usciti ballando sulla canzone dei Queen che avevamo scelto, e lì è iniziata la festa, ma è stato tutto veramente bello, era bello. E ancora oggi quando vedo il video, le foto, erano tutti lì sull'attenti, precisi, non volava una mosca, nessuno che parlava, come succede sempre insomma nei riti, soprattutto in chiesa, preciso. Poi che cosa vi hanno detto? Vi hanno fatto dei commenti dopo, reazioni insomma? Beh sì, non so se perché quelli buoni si vengono a sapere, quelli cattivi un po' meno, però io dico quello che mi è arrivato. E tutti entusiasti, sorpresi. E mio padre è stato il primo a dire che è rimasto piacevolmente sorpreso, perché appunto lui stesso, che è uno molto analitico, cioè, mi ha detto pochi giorni dopo che comunque, pur non essendo cattolico, aveva la sua ritualità. Venivano messi in evidenza dei valori appunto che erano comuni con quelli religiosi, e quindi insomma comunque aveva apprezzato tanto il fatto che venisse fuori appunto il valore del matrimonio, il senso, come l'avevamo organizzato, quello che ci eravamo detti. E le letture sono state apprezzatissime da tutti, tant'è che c'era gente, questo forse non te l'ho mai detto, c'è stata gente a cui non abbiamo chiesto delle letture, ma perché pensavamo non avessero voglia, non fossero i tipi da leggere al matrimonio, che si sono quasi sentiti offesi e mi è dispiaciuto perché non gli è stato chiesto. E infatti c'è gente che ci ha chiesto: ma se lo sapevo
sapevamo, magari dicevamo anche noi due parole, ci avrebbe fatto piacere, un pochino mi ha spiazzato. Però comunque anche gli altri invitati, ti ripeto, io l'ho visto, li ho visti, insomma, tutti attenti, sorridenti, con gli occhi, cioè si vedeva dagli occhi che stavano vivendo la nostra storia. E anche per vie traverse, diciamo, soprattutto tramite i genitori, ci venivano a raccontare spesso che, ah sai, la zia X ci ha detto che è stato bellissimo. Tutti contenti, rito bellissimo, anche per dire il miglior amico di Francesco, che è uno super puntiglioso e deve sempre sempre trovare il pelo nell'uovo anche nella perfezione, è rimasto estasiato, lui anche superato e tutto, era rimasto entusiasta, ha detto come avete fatto perché voglio farlo anch'io. E un'altra mia amica, lei si era sposata in comune, dopo 12 anni credo che è sposata, mi ha detto se l'avessi saputo l'avrei fatto anch'io all'epoca. Sì sì, ma tutti entusiasti, meravigliati, anche noi, cioè, non ti nascondo, anche noi, perché non pensavamo, sapevamo che sarebbe stato bello, ma non tanto, perché era giusto, è preciso, non ci sono state perdite di tempo, tempi morti, niente, è stato tutto giusto. Sono contenta. Anch'io. Senti, siccome chi ci ascolta sta organizzando in questo periodo il matrimonio, sì, che consigli vorresti dare chi si sta avvicinando a questo tipo di cerimonie, che magari può condividere i dubbi che tu avevi all'inizio, no? Cosa vorresti suggerire? Allora, sembra banale, l'hanno detto in tantissimi, ma ribadisco l'importanza di fare quello che si vuole. Perché mi rendo conto che se non avessi fatto tutto quello che avrei voluto avrei tanti rimorsi, perché tanto c'è sempre qualcosa che va storto, qualcosa ci sarà sempre, però almeno non me lo vado a cercare, soprattutto il rito. E poi magari, cioè non è per dire, però il ristorante, le cose, sì, se lo ricordano, però il rito è il rito. Io mi ricordo pochi giorni, 2 settimane prima del mio matrimonio sono stata a un altro rito, un altro matrimonio in cui il rito era fatto sempre nella location, era celebrato dal sindaco però, ed era il rito civile classico, che quella era un'altra opzione che potevamo fare, cioè fare all'aperto in una sede autorizzata, però celebrato dal sindaco. E per fortuna la nostra location non permetteva di farlo, perché se avessimo preso quella strada, apriti cielo, cioè mi sarei credo risposata, perché cioè, non è per nulla togliere, però non è né carne né pesce, perché anche lì sono state inserite letture, degli interventi degli invitati, però per dirtene una, il sindaco a un certo punto ha messo anche fretta di andare avanti e di finire, cioè cose agghiaccianti, in un contesto di un discorso totalmente asettico, perché tu immagina il sindaco quanto ha voglia di essere romantico in quel momento, cioè nel senso, poveretto, non è il suo lavoro, non è il suo mestiere, no? Ecco, tant'è che per dirti anche il discorso, la stupidaggine, per dire l'abito da sposa. Mia madre mi ha sempre chiesto, ecco questo mi ho dimenticata di dirmi all'inizio, quando non capiva bene come sarebbe stato il nostro rito, mi diceva, ma devi mettere l'abito da sposa, perché appunto tanti riti civili non hanno l'abito da sposa, hanno dei vestiti eleganti, dei tailleur, quello che è. Però per dire, in quel contesto mi sembrava quasi fuori luogo, cioè mi sembrava quasi fuori luogo, perché era una cosa ibrida, insomma, che non so quanto mi sarebbe piaciuta a me personalmente. E mentre invece appunto col rito simbolico separato fatto aveva il suo contesto, aveva tutto un contorno che insomma serviva. Quindi ecco, questo per dire, fate quello che vi sentite. Se voi decidete che volete una cosa più veloce, più pratica, più asettica, va benissimo, ecco, però l'importante è che quello che vogliate, questo è il primo, perché altrimenti ve ne pentirete amaramente.
E il secondo è, altro stupido consiglio, è cercate di fare quello, cioè di programmare quello che potete quanto volete, nel senso che se volete fare le cose lavativamente, passami il termine, siete liberi di farlo, purché accettiate il margine di errore, sappiate che c'è, però ecco, fate il tutto il possibile senza affannarvi, ma pur sapendo che poi dopo c'è sempre l'inghippo, l'imprevisto, però ecco, arrivate il più possibile il giorno, quel giorno là, rilassati, coscienti, preparati, perché dovete godervelo a prescindere da tutto. Tutto quello che avete seminato lo raccoglierete, godetevelo. E l'importante però comunque è programmare bene il tutto, perché anche appunto la programmazione, il discorso anche del rito, ci sono tantissime combinazioni, appunto, come abbiamo detto prima, che si possono incrociare, quindi rito civile, rito simbolico nella stessa sede, nello stesso giorno, nello stesso momento, sì o no, oppure separatamente, però appunto bisogna fare due giorni diversi, che non è da poco, perché comunque anche emotivamente ha un carico diverso, perché sì, tu quando hai fatto il rito civile, nel mio caso per dire due giorni prima, il pomeriggio dici ma siamo sposati, non lo capisci, è banale, ma non lo capisci. Sì, devi un attimo renderti conto, anche perché per dire noi ci siamo sposati la mattina, a pomeriggio eravamo lì a scegliere le musiche per il rito simbolico, cioè continui comunque con i preparativi, quindi ecco, emotivamente non voglio dire, ma quello ha anche il suo valore, perché comunque può essere che magari perda di valore, cioè chi dice ok, io voglio dare la stessa importanza a entrambi e quindi si decide di farlo, però ecco, affidarsi in ogni caso a persone comunque competenti, quello sicuramente, perché purtroppo io l'ho sempre pensata così e finora non ho mai sbagliato, che affidandoti a gente competente alla fine anche economicamente poi gli effetti ci sono, cioè i risultati ci sono, e è difficile rimanere delusi, e così è stato, cioè noi siamo passati da facciamo lo stretto necessario, abbiamo fatto anche più del dovuto, ma anche le cose che abbiamo lasciato fuori, cioè nel senso, lasciando fuori determinate cose è andata bene così, tutto ciò che abbiamo deciso di fare l'abbiamo fatto, che sia il rito, il fotografo, la location, che comunque è stato veramente un ottimo compromesso, perché anzi senza compromesso, perché è stata perfetta pur non essendo, non avendo grandi richieste, però ecco, sono stati professionisti anche loro, quindi ogni punto è stato curato, ha richiesto degli investimenti, non dico di no ovviamente, perché sarei falsa a dirlo, però ne vale la pena, cioè un matrimonio che te lo ricordi, cioè noi oggi diciamo sempre, io non mi ricordo un matrimonio più bello di questo, non perché sia il nostro, perché in qualsiasi altro matrimonio tu ti ricordi sempre qualcosa che non è andato, e appunto il rito con qualche imprevisto, e il al ristorante che magari mancava qualcosa, oppure insomma di servizio, l'animatore. Noi abbiamo fatto del nostro meglio, insomma, in ogni caso, e devo dire che la gente si ricorda anche quello, perché tutti se lo ricordano il matrimonio, almeno così sembra. Adesso glielo ricordiamo ancora di più con questo video. Esatto. Che sentiremo i commenti. Allora, io ti ringrazio tantissimo, sei stata grazie veramente preziosa. Con grazie, tutti lo spero. Questi consigli. Ah, ho dimenticato un elemento sì, fondamentale, che sono appena arrivata. Noi abbiamo anche voluto i nostri cani. Vero. I nostri cani, che sono stati eccezionali anche loro, in religioso silenzio anche loro durante il rito. Io non capivo neanche se ci fossero, no, perché li avevamo dati a nostra nipote. Però ecco, la libertà di fare quello che vuoi, anche di portare i tuoi preziosissimi cani, che hanno per noi erano fondamentali, perché hanno condiviso la nostra storia, cioè, quindi fondamentale elemento, tutto ciò che vuoi puoi, esatto. E con questo motto, tutto ciò che vuoi puoi, io invito chi ci sta seguendo a iscriversi al canale, così può continuare a seguirmi,
Ti ringrazio tantissimo, ti saluto e un abbraccio grande a te, Francesco. Grazie, buon lavoro a te, in bocca al lupo a tutti gli sposi. Sì. Buona giornata. Grazie, ciao. Anche a te, ciao.